la squadra e sono a disposizione del mister. Adesso ci stiamo preparando alla prima di campionato. Siamo molto, molto motivati perché primo è per l'inizio del campionato che verrà in casa davanti al nostro pubblico, secondo perché non ci è ancora andata giù la sconfitta in Coppa Italia, primo perché ci trovavamo a passare il turno, poi sicuramente era una bella esperienza poter andare a Milano a giocare e quindi sono tutti buoni motivi per iniziare bene. Passo indietro, Trevor, non è cominciata benissimo la tua stagione. Era iniziata bene perché il ritiro stavo bene, poi purtroppo l'ultimo giorno c'è un cretino dietro. Beh, purtroppo l'ultimo giorno di ritiro mi sono fatto male, quindi ho perso 2 settimane con i miei compagni, però l'importante è che adesso abbiamo recuperato la forma iniziale e poi rimettersi a disposizione del mister e allenarmi con i miei compagni. Senti, dopo tutte queste stagioni con la stessa maglia, dove si trovano gli stimoli per far bene, per chiedere qualcosa di più ancora a te stesso? Allora, gli stimoli sì, bisogna trovarli per forza, altrimenti è dura. Poi ripeto, questo è il mio 5º anno e salta sempre la mia volontà e il mio desiderio era quello di continuare questa esperienza con questa maglia che mi ha dato tanto, quindi sono debitore nei confronti di questa società. Poi ho avuto la fortuna e l'onore di essere per il 2º anno il capitano, quindi da quel punto di vista gli stimoli non mancano, anzi. Quindi ogni anno che passa è sempre un motivo di orgoglio e di felicità poter vestire questa maglia. Sai che i fucili della critica sono già puntati, dicono che la difesa è quella degli anni scorsi e che i problemi che c'erano si ripresenteranno. Ah sì, sì. Abbiamo le spalle larghe di critiche, le abbiamo sentite sempre, sinceramente non mi interessano neanche, io faccio il mio lavoro insieme ai miei compagni, poi se siamo qua da 5 anni, giochiamo sempre noi, penso che un motivo ci sarà, le critiche le lascio ad altri. Perché questo può essere l'anno buono, prego? Ma può essere l'anno buono perché cioè, non è che gli anni prima sono stati meno buoni, sono tutti, ogni anno è contornato da eventi, da situazioni. Per noi ogni anno dovrebbe essere quello buono, poi voi lo sapete meglio di me cosa è successo in questi anni. Quest'anno c'è stato il cambio di proprietà, c'è stato il cambio di tutto, ci siamo rimasti veramente in pochi rispetto agli ultimi anni e quindi nulla. E ci sono trovati nuovi stimoli con nuovi arrivi, con nuove dirigenze, un allenatore, quindi fa sì che tutte queste cose messe insieme diano nuovi stimoli. Un'ultima questione, un messaggio, una parola per i tifosi, a loro che verranno allo stadio sabato. Ai tifosi chiediamo quello che hanno sempre fatto, quello di starci sempre vicini. Questi anni sono stati spettacolari, mi ricordo benissimo le ultime partite l'anno scorso quando ci siamo salvati, cioè, abbiamo già acquisito la salvezza, però mi ricordo l'ultima partita in casa contro lo Spezia che ci hanno chiamato sotto la curva. Quindi noi ai tifosi non possiamo chiedere nulla, quello che hanno sempre fatto in questi anni è sempre stato quello di sostenerci e starci accanto. Adesso sta a noi rifar tornare la voglia a tutta la città e tutti i tifosi di tornare numerosi allo stadio a vedere il Padova. A voi, grazie. Che partita ti aspetti?